Più selvaggio, un po' più di acqua mossa, per noi è più divertente rispetto all'Arno. A Firenze è piatto piatto, qui ci si diverte di più. Poi è una pace dei sensi, scendere senza nemmeno un rumore dell'autostrada è veramente bello, piacevole. Prosegue la discesa dell'Arno dalla sorgente alla foce, un'iniziativa per celebrare i 90 anni dell'associazione Canottieri Comunali Firenze, ma anche per monitorare il fiume attraverso gli occhi di chi lo percorre in canoa. Benvenga chi porta avanti un discorso di questo tipo, benvenga chi ama la natura e che la vuol vivere e vuole che anche gli altri la vivano appieno. Sportivi ed appassionati adesso hanno percorso i 10 chilometri di fiume Arno che separano la diga di Levane dal ponte Pertini nel comune di San Giovanni Valdarno. Per noi, Consorzio di Bonifica, un'occasione per vedere il fiume da un altro punto di vista, direttamente dalle sue acque. Un'occasione per vedere lo stato di salute del fiume, la presenza di rifiuti, di plastiche, occorrono interventi nuovi, straordinari per la messa in sicurezza delle sue sponde o interventi puntuali di manutenzione ordinaria. Quindi un momento importante per il consorzio per stabilire lo stato di salute di questo importante corso d'acqua della Toscana e per anche accogliere il punto di vista dei connottieri che appunto lo vivono dal suo interno. L'Arno, nel primo tratto percorso dalla sorgente sino a San Giovanni, gode dunque di ottima salute, poche plastiche, buona cura delle sponde, acque piuttosto pulite ed ambienti incantevoli. Questo primo tratto che non avevamo sostanzialmente mai fatto è molto bello, incontaminato, quindi è un percorso sicuramente da sviluppare con le canoe, con il rafting, però è un percorso molto bello, ecco. Penso molto più attraente che non la parte a valle dove gli insediamenti industriali, le abitazioni, eccetera, alterano quello che era il paesaggio naturale. Quindi questo sicuramente è uno dei tratti più belli.